Radio Manamanao News 24 è meglio meglio. Maestro, lei ha detto alla chiusura di questo incontro che secondo lei non ci sarà la fila ai botteghini. Per quale motivo secondo lei i film come Father, quindi che parlano di problemi sociali, non hanno questo ampio consenso da parte del pubblico? Perché c'è una tale distanza oramai tra la cultura, chiamiamola così, se posso permettermi, e il pubblico, che quando si affrontano alcuni argomenti ci si affida all'interpretazione che ne dà qualcuno in una puntata televisiva di una trasmissione abbastanza seguita, ma non c'è approfondimento. Cioè, io sono sicuro che se parlassi di ideologia a un pubblico vasto, pochissimi mi seguirebbero, perché non ci facciamo più caso, l'abbiamo sentito. Invece le ideologie sono quelle che stanno portando tutto il mondo arabo e il mondo islamico a essere protagonista della guerra continua che c'è sul nostro pianeta. E quindi uccidere oppure combattere per motivi ideologici, come purtroppo dolorosamente abbiamo avuto nel nostro paese, oppure come ha avuto l'Europa col nazismo da una parte e il comunismo sovietico dall'altra, sempre in nome di un'ideologia, è un fatto che dovrebbe essere spiegato alle giovani generazioni. Che cosa significa veramente essere fascista, essere nazista, essere comunista, essere liberale? Bisognerebbe che nelle scuole si spiegasse cos'è l'ideologia che porta delle persone, purtroppo dolorosamente, a ucciderne altre per amore di un'ideologia. Perché io sono convinto, appunto, che l'ideologia non ti porta a fare qualcosa per motivi personali, ti porta a fare qualcosa. Pensa che noi cattolici che cosa abbiamo fatto con l'Inquisizione, e lo facevamo in un senso di religione ideologicizzata. Cioè, se non eri come noi eri un nemico, eri qualcuno da eliminare, da uccidere, da torturare, da bruciare. Tutto il rapporto che c'è fra le donne e la stregoneria in Europa. Oh, signori, ne abbiamo bruciate 400.000, non è in 5 secoli, però che cosa è stato il destino della donna europea, della donna nel mondo cristiano, è pesante. Che cosa è stato il calvario per il mondo ebraico in tanti cose. Però il mondo ebraico riusciva a riprendersi, perché poi governava anche, aveva anche altri poteri. Ma il proletariato, chiamiamolo così, il mondo contadino, non ce la faceva, non aveva la possibilità. Ho fatto anche un film sul brigantaggio, che era la risposta contadina, perché il brigante nasce dal contadino. E il contadino è uno che vive con la morte tutti i giorni, perché uccide l'animale, perché pianta la pianta, vive con la natura. E la natura è anche morte. Mentre no, il borghesuccio di città la morte la vede come una cosa lontana, eccetera. E quindi il brigantaggio contadino in tanti paesi, in Cina anche, è stato ferocissimo, è stata una cosa. E quindi facilmente si scambiava il contadino per un selvaggio, invece no, era la sua cultura che lo portava a quel tipo di reazione. Vabbè. Radio Manamanao News 24 è meglio meglio.